Si è svegliata presto oggi, eh? Perché non sei a Napoli? Non ho lezioni. Resto a casa fino a mercoledì mattina. Posso? Riccardo? Che te ne frega? Sempre appiccicati. Per Napoli, credo, non so. Credi che tutto questo possa salvarti dal culone? Ha capito di che si tratta? Signore, ci stanno due ratti morti. Nello scarico. Topi, signore. Grossi così. E Perché mi dice questo? Li porta via, no? certo. È solo che è strano. Ma strano cosa? I topi. Chissà come ci sono finiti là dentro. Questo credo proprio che non lo sapremo mai. E per questa puzza? Ho comprato ieri 5.000 euro, fa impazzire. Sì, è carino. Senti qua, ieri stavo in palestra a fare squat, che poi fra parentesi ho iniziato con 60 kg, che so assai. Dall'altro lato della palestra ci sta una che sta facendo step. Sì, perché poi in palestra ci stanno pure queste che vengono solo per fare le sceme. Che poi lo sai che cos'è lo step? Praticamente tu paghi per fare sopra e sotto da un gradino. Su e giù per un'ora. Insomma, mentre invece io stavo carico, ma proprio carico, carico, sotto allo squat, arriva il mio personal trainer e sa che mi dice? Mi dice che questa qua che faceva step, che poi fra l'altro è una che io conosco, è una... Mi dici perché continui a chiamarmi a casa? Veramente oggi mi hai chiamato tu. Cioè qua ti conoscono tutti quanti, tu ti preoccupi se ti chiamo a casa. E poi posso sempre dire che sto cercando tuo figlio. Avete litigato? Andrea è un coglione. Invece tu? Per la tiroide. Ma venerdì non c'è l'inaugurazione della mela? Sì. E gli inviti ce l'hai? Sì. E per me? No. Come no? Ma chiede a papà. Magari ti fa entrare come una delle sue attricette che si scopa. Certo che sei proprio un coglione, eh? No, Maddalena, guarda che tuo padre, insomma, ne Sì, abbiamo vabbè, parlato. già sentita questa storia 100 volte, grazie. Ma allora da chi li hai avuti gli inviti? Sentiamo. Da Riccardo. Ah, vabbè, allora. Perché? Perché saranno inviti a pagamento. È uno sbornone del cazzo. Come te. Come te.
spaccia cocaina ed è anche un prostituto. Che cosa c'entra adesso questa affermazione? Questa è una cazzata. Non è una cazzata? Sì, chi te l'ha detto, quella stronza di Nicole? Non è una cazzata. Il proprietario del MAD ci è andato a letto. Tant'è vero che adesso Riccardo può entrare quando vuole, può avere tutta la roba che vuole. E poi non è strano che tutti e due abbiano l'herpes? Che schifo. Scusa, dove ce l'ha? Non è vero. Non ha l'herpes e non spaccia. E non è gay. Cazzo. I miei figli parlano di droga e di froci. Maddalena, togliti quei maledetti occhiali da sole. Siamo al Caprice, non in discoteca. Non fatemi fare la figura del cazzo. Benvenuto. Domani sera andiamo a Napoli, alla festa dei Giustiniani. Io non ci voglio andare dai Giustiniani. E cosa vuoi fare allora? Dormire, stare sdraiato in piscina, montare le tue scarpe. C'è tutta la dirigenza del network e tu sei ancora mia moglie. Ma guarda, no, grazie. E tu, non mangi? Che sei diventata una checca anoressica? Quel piatto va più di te. E comunque Riccardo c'ha l'herpes. Cazzo, ragazzi, siete tutti quanti. Devo fare un'altra telefonata. Il lavoro, vero? Mangia tu. Signor, secondo noi c'è stata una perdita nell'impianto fognario. Sapete quale ho fatto? Più leviamo l'acqua e più viene a galla la sporcizia. E basta! Ma la sento solo io questa pozza. Ma lei dove vive? In una latrina? Io no. Mi levi questo schifo. Ciao mamma. Dove mi finita? A fare spese. Come stai? Come vuoi che stia? Non lo so, come sempre. Prego, non piangere. Vai, smettila. Dameron, continui a prenderlo. Sì, lo prendo. Quello è buono. Tutto bene, va tutto bene. Come stanno Maddalena e Dario? Bene, sono fuori. Mi sarebbe piaciuto parlarci. Sai, mi mancano molto. Sì, anche tu gli manchi. E Giulio come sta? Che? Giulio, tuo marito, come sta? Ah, sì, sta bene. Sta benissimo. Qui dice non rinnovabile. Ci deve essere un errore. Il nome si deve essere sbagliato. Beh, non posso farci nulla. Io ho bisogno di queste medicine. Spiacente, signora. Ci sono dei motivi se il suo medico vuole che non sia rinnovabile. Sono sempre degli scherzi, il dottor Nova. Oggi ho ricevuto una telefonata da tua madre. Cosa strana, visto che tua madre non mi chiama mai. E che non mi ha molta simpatia. Non è vero. Sai che mi ha detto?
che le hai sbattuto il telefono in faccia. Può essere? Se anche fosse. A dire il vero, non credevo che tu fossi capace di tanto. Credevo che fosse colpa del Remol, del Merol, della cura. Hai sbattuto giù il telefono a tua madre. La smetti, Giulio, per favore, sono stanca. Le vuoi bene? Voglio dire, sta morendo di cancro, poveraccia. C'entro io? Sì, figurati. I tuoi figli? I nostri figli. Penso neppure di conoscerli. No, questa è una stronzata. Se non sbaglio eri tu che dicevi che è più facile affezionarsi agli estranei. No? No, quello eri tu. E ti riferivi allo scopare. Beh, dal momento che sembra che tu non sia affezionata a nessuno con cui scopi, direi che siamo sullo stesso piano. Ho bisogno di un'iniezione. Insulina. Insulina. Giulio, dobbiamo far pulire assolutamente la piscina. Vediamo per pranzo.